Mi trovo a Bedizzole, birra La Dama, birra e non solo. Andiamo all'interno e parliamo con Roberto e con Gemma. Benvenuto Gianluca, qui al birrificio La Dama. E ci terrei, visto che siamo solamente in due in questo momento, a dirti ecco che ci sono anche altri due soci che rendono importante, diciamo, questa società per noi, perché siamo proprio come se fosse una famiglia, e sono uno mio fratello Davide Cormaci, che è uno dei soci fondatori insieme a me, e poi Fabio, che è il marito di Gemma, e che è appunto Fabio Pasinetti, e loro due sono i nostri amici con cui abbiamo voluto proseguire questa avventura. In fase embrionale nasceva a Roma questa realtà. Sì, hai detto bene, nasce a Roma, nel quartiere di Montesagro, tant'è vero che sulle nostre bottiglie c'è scritto proprio nati a Montesagro, proprio per far risaltare l'origine, diciamo, di questa avventura. E poi successivamente ci siamo trasferiti qui, siamo stati, diciamo, una sorta di beer firm un po' atipica, perché la producevamo noi presso questo birrificio che si trovava in Abruzzo, e poi spedivamo a Roma. Da lì abbiamo cominciato a distribuirla, e piano piano crescendo ci siamo resi conto che dovevamo per forza fare il passo e avere qualcosa di nostro. Non avendo la possibilità a Roma, abbiamo deciso con questi nostri amici, che sono anche molto competenti, perché lei è tecnologa alimentare, marito ingegnere ambientale Fabio, per avere quelle competenze, e siamo arrivati qui, diciamo, a Bedizzole, dove ci hanno accolto, quindi ringraziamo anche il comune per questo, e ci hanno dato la possibilità di proseguire la nostra storia con il nostro birrificio. Da questa collaborazione è nata, proprio per queste loro competenze specifiche, la possibilità e la voglia di collaborare anche con altre realtà d'eccellenza italiane. Io, diciamo, ho un duplice ruolo: da un lato seguo il birrificio, dall'altra ho la mia prima attività, che è quella di essere tecnologa alimentare, ad avere la fortuna di lavorare come controllo qualità nelle aziende alimentari del territorio, quindi caseifici, salumifici, cantine vitivinicole, eccetera, e ho appunto questa possibilità di collaborare, conoscere realtà che lavorano molto molto bene, artigianali, più o meno artigianali, ma comunque che fanno della qualità veramente il loro punto di forza come noi. Dall'inizio abbiamo voluto impostare il birrificio con questa politica della collaborazione, tant'è che la nostra ragione sociale, che a volte crea anche un po' di smarrimento, è Officine La Dama SRL. Birra La Dama è il brand, Officine La Dama perché avevamo già da subito l'intenzione di creare dei prodotti con la nostra birra e abbinabile alla nostra birra. Quindi negli anni abbiamo, ogni anno diciamo che partoriamo uno o due prodotti, e ad esempio abbiamo qua il nostro distillato prodotto con la nostra Jack Lemon, quindi un'acquavite di birra eccezionale, prodotto da una distilleria della Franciacorta. Abbiamo la novità di quest'anno, la nostra Ania, che è il gin alla birra, prodotto con un infuso di luppolo, e anche qui una percentuale della nostra birra Jack Lemon, che si presta meglio di tutte le altre alla produzione di questi prodotti alcolici, ma tanti altri prodotti, le gelatine di birra che produciamo per l'abbinamento con i formaggi, il salame alla fumarola, che è un salame dove mettiamo una birra affumicata nell'impasto al posto del vino. E quindi, insomma, diciamo che la fantasia ci aiuta, e poi le competenze e soprattutto la voglia di collaborare, di creare rete con realtà veramente eccellenti del territorio italiano. In questo momento più che mai, anche se da sempre noi la pensavamo così, la dimostrazione che anche nei momenti difficili come questo l'unione veramente fa la forza. Si può fare anche la birra con il metodo naturale, vero? Assolutamente, innanzitutto nasce come metodo naturale, e poi l'uomo in qualche maniera, per ovviare a quelle che sono le strategie commerciali, ha comunque poi un po' snaturato questo metodo. Però noi possiamo dire che trattiamo il nostro prodotto con un metodo naturale dall'inizio alla fine di tutto il processo. Rifermentazione in bottiglia: durante il processo della fermentazione non viene fatta praticamente finire aggiungendo anidride carbonica oppure altri tipi di prodotti, ma semplicemente è una fermentazione naturale,
finita la fermentazione viene filtrata, accaduta col metodo del Natur Trub, quindi sulle trebbie stesse, malti, luppoli, lieviti ricadono all'interno, diciamo, delle bottiglie e dei fusti, e a quel punto, quando si vedono quei sedimenti che ci sono sotto, lì dentro nasce la magia, perché all'interno della bottiglia, del fusto, avviene la rifermentazione, perché i lieviti che sono presenti all'interno della bottiglia e del fusto riattaccano gli zuccheri presenti nei malti, e quindi la bottiglia, il fusto va in pressione e la birra in qualche maniera è pronta. Successivamente, poi dopo, noi abbiamo anche la fase di maturazione, che è importante, perché è quella che dà poi il corpo giusto, l'armonia giusta, l'equilibrio giusto, la rotondità che noi come soci, ma soprattutto il master birraio, ha pensato per quella tipologia di birra stessa. Una birra che effettivamente poi ha delle qualità molto particolari, tipo non fa tanto male, non gonfia, non si hanno i postumi il giorno dopo, peculiarità che pochissime birre hanno, ad esempio la vostra. Esatto, come la nostra, naturalmente tutte le birre prodotte con un metodo naturale e che rispettano il tempo, perché il tempo è quello che è la cosa più importante. Così come per il pane, così come per tutte quelle che sono le attività, noi vediamo anche tante pubblicità di tanti prodotti diversi in cui esaltano praticamente proprio il passare del tempo come qualcosa che crea valore al prodotto, ma non il valore in sé per sé perché è passato tanto tempo, ma proprio perché all'interno di questo tempo c'è un mondo, cioè ci sono enzimi, ci sono sostanze che producono, che lavorano e che portano poi a quel sapore e a quelle qualità che hanno appunto i prodotti naturali. E questo appunto porta ad un'alta digeribilità del prodotto, al fatto di non produrre un reflusso gastroesofageo, l'anidride carbonica è naturale, quindi ha tutto un perlace completamente differente da quelle che invece è aggiunta. Invece tutti questi fastidi anche dell'anidride carbonica nel metodo naturale non ci sono. Ecco. Anche l'alcol libero di birre che comunque hanno una gradazione alcolica più alta, ad esempio la nostra Ciao Frank, che è la nostra birra belga, 8,5 gradi, non vengono percepiti come invece tante altre birre, insomma, ad alta gradazione fanno, nel senso che l'alcol c'è, la gradazione alcolica c'è, ma non viene percepita come alcol libero alla prima beva, insomma. Ovvio che poi se uno si fa 3, 4, 5, 5 birre si sentono, però si percepisce più sotto forma di corpo della birra come struttura, più che alcol libero come calore, insomma, evadente che ti arriva appena la sorseggi o comunque alla testa, che ti dà fastidio, e questo è molto molto gradevole, ma è anche molto apprezzato sia dai bevitori di birra artigianale, ma anche da chi non è avvezzo a bere birra artigianale, che invece trova gradevoli e soprattutto digeribili e tollerabili questi prodotti. Non ci resta quindi che seguirvi sui social, andare sul vostro sito e soprattutto passare da voi. Esatto, veniteci a trovare, vi aspettiamo, siamo sempre qui, sempre col sorriso e a braccia aperte.